Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con lo sport di Lucania TV. Vi presentiamo i risultati di domenica scorsa. Gallipoli Fondi 1-5, Isola Liri Potenza 1-1, AZ Picerno Serpentara 2-2, San Severo Aprilia 5-1, Torre Cuso Taranto 2-2, Turris Nardò 1-1, Virtus Francavilla Marcianise 3-2, Manfredonia Pomigliano 2-4, Bisceglie Francavilla 1-0. E ora la classifica. Nardò 18, Taranto 17, Pomigliano 16, Francavilla e Virtus Francavilla 14, Isola Liri 13, Fondi 12, Turris e Marcianise 10, Bisceglie 9, Torre Cuso e San Severo 7, Potenza 6, AZ Picerno e Manfredonia 5, Aprilia 4, Serpentara 3, Gallipoli 1. Il prossimo turno. Serpentara Isola Liri, Fondi AZ Picerno, Francavilla Torre Cuso, Manfredonia Bisceglie, Marcianise Turris, Nardò Gallipoli, Pomigliano Virtus Francavilla, Potenza Aprilia, Taranto San Severo. Passiamo ora alle immagini. Picerno Serpentara 2-2, vediamo il video. Oggi è fatto.
Bisceglie Francavilla 1-0, vediamo il servizio. Inflitta dal giudice sportivo che ha accolto il ricorso del Taranto, assegnando lo 0-3 agli ionici e precipitando gli azzurro-stellati in fondo alla graduatoria. Serviva dunque una reazione ed eccola servita al Gustavo Ventura e contro il buon Francavilla in Sinni. La formazione di Lazic è infatti avversario tonico, tanto è che occorre un tempo, il primo, ai bisceglesi per passare in vantaggio. Su servizio pregevole di Volpicelli e laboraggine ad eludere la trappola dell'offside e a superare di testa il portiere lucano. Il Francavilla Insigni non si dà per vinto ed anzi conquista un discutibile calcio di rigore che tuttavia l'attaccante lucano Dauria telefona al portiere azzurro stellato vicino. Il risultato non muterà oltre, ripristinando per il Bisceglie il 9 in classifica e sulla base di quanto visto e raccolto anche per morale e tenacia. Torrecuso Taranto 2-2. Ci scusiamo, ma per un problema tecnico il servizio sarà senza audio.
Virtus Francavilla Marcianise 2-2. Vediamo il servizio. La Virtus Francavilla conquista 3 punti preziosi contro la Marcianise, riproponendosi come outsider rivelazione di questa serie D. Parte forte la Virtus, il vantaggio bianco-azzurro arriva dopo 20 primi, una palla vagante preda di Liberio che con gran destro la mette all'incrocio dei pali alla destra di Zeoli. I bianco-azzurri dominano e fanno 2-0 con Masini che sul filo del fuorigioco con un diagonale pressoché perfetto non lascia scampo all'estremo casertano. Sorrentino colpisce addirittura la traversa su punizione ad Albertazzi battuto. Nella ripresa gli ospiti cambiano registro ed accorciano con Farriciello su assist di Sorrentino. Albertazzi in uscita non può nulla. Alla mezz'ora il clamoroso pareggio della Marcianise, gran conclusione di Ciano da fuori area che Albertazzi raccoglie in fondo al sacco, ma bastano 4 primi e tutto torna a posto. Biason subentrato a Gallù con un destro potentissimo trafigge Zeoli facendo esplodere il Giovanni Paolo II. La trasferta di Pomigliano dirà ora la verità su dove possa arrivare questa Virtus. Manfredonia Pomigliano 2-4, vediamo il servizio. Onda per il Manfredonia battuto tra le mura amiche dal Pomigliano. La squadra ospite parte bene con un buon possesso palla e all'ottavo va in gol con Galizia che raccoglie palla dalla sinistra e tira un gran destro all'incrocio dei pali. Nulla da fare per De Gennaro. Il Manfredonia si fa vedere in avanti ma non impensierisce la difesa granata. Al 20° palo del Pomigliano, azione dalla destra che Mignogna si accentra e tira. La palla colpisce l'incrocio dei pali, attraversa tutta la linea di porta e termina fuori. Da gol sbagliato a gol subito, angolo dei padroni di casa, nell'area piccola sbuca Vergori che in rovesciata pareggia. Al 36° il Manfredonia è vicino al gol, azione che parte dalla destra e finisce sul lato opposto dove arriva in velocità Lorito che calcia di prima intenzione ma la palla finisce di poco alta. Ad inizio ripresa subito in gol il Manfredonia. De Rita entra in area, passa Bozzi che si gira e complice una deviazione di Manzo, spiazza il portiere ospite e porta il Manfredonia in vantaggio per 2-1. Pomigliano in difficoltà ed il mister ospite fa prima uscire Mignogna per Prisco e poi Liberti per Viscosi. Al 70° rigore per il Pomigliano, fallo di mano di Vergori e l'arbitro concede il penalty che Perna trasforma 2-2. All'80° invece angolo per il Pomigliano, la palla arriva fuori area per la mura che calcia di prima intenzione, fallo di mano di Bruno e l'arbitro fischia il secondo rigore per il Pomigliano. Dal dischetto Galizia non sbaglia. Il Manfredonia accusa il colpo ed il Pomigliano al 93° dilaga con Prisco. Manfredonia 2, Pomigliano 4. Per quanto riguarda il Picerno, sentiamo ora il mister De Pascale. Mister, un risultato che lascia l'amaro in bocca per la mole di gioco espressa dalla sua squadra, 2 volte in vantaggio, 2 volte però non è riuscita a gestire questo vantaggio. Qual è il problema? Forse è mentale? Qual è il problema? No, assolutamente no, è il grado di attenzione che chiedo sempre alla mia squadra, dagli allenamenti e soprattutto nella partita domenicale. Se viene a calare il grado di attenzione, perché anche oggi ahimè mi trovo a trovarmi di fronte a aver preso 2 gol per disattenzione anche gravi. Squadra come la nostra che gioca in casa contro una diretta concorrente, perché in questo momento la classifica dice quello, deve portare a casa assolutamente i 3 punti. Eravamo in condizione di poterlo fare giocando anche a fasi alterne il primo tempo, perché non è stata come gli altri primi tempi. Quando si decideva di giocare a calcio siamo andati in porta 3 volte, abbiamo fatto gol, ci siamo portati in vantaggio. Altri momenti del primo tempo dove si decideva di non giocare assolutamente per come sappiamo farlo, si andava in confusione. Il secondo tempo poi da padrona per me l'ha fatto la disattenzione
e non punto mai il dito, non lo punterò mai, di reparto o anche di collettivo. Se viene meno quello prendi gol, poi le partite si mettono in salita ed è difficile anche contro una squadra come il Serpentale che ha voglia e fame di punti come noi, rimetterla poi in gioco. I calciatori scendono magari con un pizzico di pressione perché magari non arriva quel sostegno che dovrebbe arrivare comunque da una piazza che dovrebbe festeggiare ogni domenica questa storica stagione in Serie D. Ma non penso che a Picerno ci siano pressioni importanti, altrimenti chi gioca in questo momento a Picerno non può assolutamente giocare a calcio in altre piazze che siano Taranto e che siano altre realtà, non esiste, anzi aggiungerei che i tifosi sempre ci sono vicini nonostante vedi anche oggi una prestazione non bella, per cui non vedo proprio motivo per cui dovremmo parlare di pressioni esterne, assolutamente. I Bungugni ci sono, fanno parte, me li prendo in prima persona perché è così, fare l'allenatore si è consapevole anche di ricevere complimenti quando le cose vanno bene, grazie ai ragazzi, e quando le cose vanno male è giusto che piovano anche qualche mugugno. Prendo sempre le mie responsabilità, porto a casa anche i mugugni, ma continuo a lavorare con la tranquillità più assoluta che ho messo dentro fino ad oggi. Resta il rammarico per i due punti persi, questo per me sono due punti persi, sono due punti importanti persi, al cospetto di altre partite dove semmai giocando bene ne ho persi tre, ma meno importanti di questi due di oggi. Col senno di poi è facile parlare ovviamente. La distinta può tirare fuori tutte le motivazioni che possono volere, non esiste. Io alleno la squadra e l'alleno dal martedì fino alla domenica, per cui se in qualche partita può capitare che giocatori importanti, perché Esposito è importante, lo è stato Girardi, anche lui messo in panchina, per me è un'ottima squadra. Però è difficile andare a spiegare a chi ovviamente arriva allo stadio, vede Esposito o chi per esso sia seduto in panchina, è facile poi dire il perché. Pronto anche a dare spiegazioni qualora le dovessi anche dare, ma penso che chi più del tecnico può conoscere l'andamento della settimana, per cui io non ho nulla da rimpiangere, rifarei le stesse cose che ho fatto oggi, assolutamente. Fondi e Pomigliano sono le tue prossime avversarie del Picerno. Come deve arrivarci la tua squadra per evitare le disattenzioni viste oggi? Ci arriva con la tranquillità di sempre, con la tranquillità che portiamo avanti durante tutti gli allenamenti ormai da due mesi. Sono sicuramente avversari importanti, semmai con un obiettivo diverso il loro. La differenza per noi la facciamo sempre noi. Martedì, andare a lavorare sugli errori che ormai ci portiamo dietro anche da un po', perché ripeto, prendere gol in questo modo, io dico sempre regalare, poi è brutto anche a dirlo, però regalare due gol in casa contro una diretta concorrente la dice lunga sul fatto che poi andiamo a dare uno sguardo alla classifica. Iniziamo una partita che dura dai 90 ai 100 minuti, recuperi compresi. Io la chiedo l'attenzione, la chiedo anche nello spogliatoio nel quarto d'ora di intervallo, non vedo perché non debbano portarla poi in campo. Per me questo fa la differenza non solo in questa categoria ma in qualsiasi categoria. Al di là degli errori. Adesso vediamo per il Serpentara il mister Foglia Manzillo, sentiamolo. No, i punti sono tutti guadagnati. Perché è vero che noi alla fine potevamo fare tre punti, è anche vero che il nostro portiere ha fatto due miracoli in quella doppia conclusione di Esposito e là la potevamo perdere la partita perché mancavano pochissimi minuti. Per cui i punti sono tutti guadagnati, il risultato è giustissimo, frutto però di qualche regalo da una parte e dall'altra, per cui bisogna un attimino correggere alcuni errori, perché questa è una categoria che la prima volta ti perdonano, la seconda ti fanno gol. Più si sale più è così, per cui dobbiamo lavorare tanto e la strada è ancora lunga. Il migliore Rossi, centravanti fa una mole di lavoro impressionante, motivo per cui arriva davanti alla porta poco lucido, per cui magari bisogna dargli un attimino una mano e farli arrivare in porta con meno acido lattico, perché magari quell'ultimo diagonale anziché calciare sul primo è il lucido, mi calcia sul secondo, magari vinciamo la partita, però ha fatto una bella partita. L'ho detto prima, è una squadra che come noi ha una classifica che non gli permette di scendere in campo con la giusta tranquillità, perché per l'organico, per i giocatori,
questa è una squadra che secondo me può tranquillamente salvarsi, li conosco molti di loro e credo che se rimangono tranquilli possono fare il loro onesto campionato, perché ripeto, per me sono una buonissima squadra. In questo momento noi dobbiamo fare intanto ringrazio. Passiamo alle statistiche della redazione sportiva di Lucania TV. Il confronto, il Potenza di Agovino e Marra. Il Potenza di mister Agovino alle prime tre giornate. Potenza, un punto in zona retrocessione, due sconfitte e un pareggio. Gol fatti 2, gol subiti 8, differenza reti meno 6. Il Potenza di mister Marra alle prime tre giornate. Potenza 5 punti in zona playout, una vittoria e due pareggi. Gol fatti 5, gol subiti 4, differenza reti più 1. Commento statistiche. Segnali incoraggianti in casa Potenza. Sembra funzionare la cura Marra dopo l'avvio disastroso di mister Agovino. Quest'oggi abbiamo deciso di confrontare le prime tre giornate dei due mister. Un solo punto per il tecnico vesuviano. Le sconfitte esterne di Bisceglie e Picerno e il pareggio interno contro il Manfredonia. Sembra andare meglio con Salvatore Marra. Una vittoria a Francavilla Fontana e due pareggi, miglioramenti anche in fase difensiva e offensiva. Attualmente i rossoblù segnano di più e subiscono meno. Il punto sul campionato di eccellenza. Commento, giornata ricca di sorprese nel massimo campionato regionale. Il big match di alta classifica si lo aggiudica il Real Metapontino, che davanti al pubblico amico batte la capolista Vultur. Per gli uomini di mister Dusso non bastano le reti di Carriero e Vaccaro. Ritorna a vincere l'Angelo Cristofaro Oppido, che approfitta così del passo falso della Vultur. Ancora un passo avanti per il Lavello, che sconfigge con un tris il Villa d'Agri. Il Latronico non va oltre il 2-2 con lo Sporting Matera, mentre il Pignola sbanca Moliterro e continua a salire in classifica. Cadono Murese e Real Tolve, rispettivamente contro Vitalba e Soccer Lagonegro. I risultati: Angelo Cristofaro Oppido Satriano 3-1, Ferrandina Pomarico 1-3, Latronico Sporting Matera 2-2, Lavello Villa d'Agri 3-1, Moliterno Sporting Pignola 0-2, Murese Vitalba 1-2, Real Metapontino Vultur 3-2, Soccer Lagonegro Real Tolve 3-1. Vultur 12. Vediamo ora la classifica. Vultur 12, Real Metapontino 11, Angelo Cristofaro e Satriano 9, Pomarico e Sporting Matera 8, Lavello, Sporting Pignola e Vitalba 7, Latronico e Soccer Lagonegro 6, Moliterno e Villa d'Agri 5, Ferrandina 4, Murese e Real Tolve 3. Ecco il prossimo turno che si disputerà domenica 18 ottobre con fischio d'inizio alle ore 15:30. Pomarico Latronico, Real Metapontino Murese, Real Tolve Ferrandina, Satriano Villa d'Agri, Sporting Matera Soccer Lagonegro, Sporting Pignola Lavello, Vitalba Angelo Cristofaro Oppido, Vultur Moliterno. Il punto sul campionato di promozione. Commento, continua a vincere la Fide Scalera, che si conferma ancora capolista nel campionato di promozione. Segue il Perticara, vittorioso con un tris sul Tursi Rotondella. Il Brienza fa il colpaccio a Rotonda, conquistando così il quarto posto in graduatoria. In basso muove la classifica in ruoti, che non va oltre l'1-1 sul campo del Miglionico. Solo sconfitte per Novasiri e Salandra. I risultati. Candida Melfi Bella Calcio 1-0, FST Rio Nero Rotunda Maris 1-3, Fide Scalera Alto Bradano 1-0, Miglionico Ruoti 1-1, Perticara Tursi Rotondella 3-1, Real Senise Salandra 3-0, Roccanova Nuova Siri Calcio 3-2, Rotonda Brienza Calcio 1-3. La classifica. Fide Scalera 13, Perticara 12, Rotunda Maris 11, Brienza Calcio 10, Real Senise 9, Alto Bradano e Bella Calcio 8, Candida Melfi 7, Tursi Rotondella 6, Rotonda 5, FST Rio Nero, Nova Siri Calcio, Roccanova e Salandra 4, Ruoti 2, Miglionico 1.
Anche in promozione si giocherà domenica 18 ottobre alle ore 15.30. Altobradano FST Rio Nero, Bella Calcio Rotonda, Brienza Calcio Roccanova, Rotonda Maris Perticara, Candida Melfi Miglionico, Ruoti Real Senise, Salandra Nova Siricalcio, Tursi Rotondella e Fide Scalera. Signore e signori, buonasera. La sigla. Un saluto da Grazia De Grazia e arrivederci a martedì prossimo. Aspetta.